Buon pomeriggio a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel settimo episodio di Houston Story. Quest'oggi siamo qua per parlare di Juan Martín del Potro. Siamo qua per parlare dello slam e della storia in generale di Delpo a Flushing Meadows. Prima di passare però con il video di oggi, vi invito ad iscrivervi al canale. In questo momento siamo ad oltre 220 iscritti, mi farebbe un grandissimo piacere se riuscissimo ad arrivare a 300, quindi continuate a supportare il canale. Dopo vi invito anche a attivare la campanellina, così facendo riceverete le notifiche per ogni video pubblicato su questo canale e per ogni contenuto, anche post community. Dopo vi invito anche a lasciare un like, a condividere il video più persone possibili e a commentare facendomi sapere la vostra riguardo al video di oggi. Parliamo della storia di Delpo allo US Open. Allora, lo US Open è stato il torneo più prolifico della carriera di Del Potro, almeno per quanto riguarda torneo del Grande Slam. Per quanto riguarda tornei importanti, tra tutti i tornei importanti che ha giocato, lo US Open è stato quello più proficuo, quello che gli ha portato più gioia, quello che gli ha dato più soddisfazioni. Del Potro ha vinto una volta lo US Open, questo lo ha fatto nel 2009, battendo consecutivamente Rafael Nadal in semifinale in 3 set. Lo batté in modo netto, in tipo 6-2, 6-1, 6-3, una cosa del genere. Svinse 6 o 7 game in quell'incontro, quindi fu un dominio inaspettato. Senz'altro non ci aspettavamo che dominasse così tanto, però Nadal aveva contratto un problema all'addome simile a quello del Wimbledon 2022, però senz'altro, anche se ha aggravato questo, anche se ha complicato la partita per Nadal, però non bisogna togliere merito a Del Potro. Dopo in finale ha battuto Roger Federer da un 7-2 sotto. Federer in quella partita ha avuto molte chance. Per me è una delle, probabilmente la finale slam che aveva in mano, ma che non ha vinto, secondo me, a mio avviso. Perché veramente ha avuto tante, 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 tante chance di poterla vincere. Ce le ha avute per i points e poi per una cosa e l'altra che non è riuscita a convertire. Alla fine poi gli sono costati il sesto US Open. Ah, potenzialmente avrebbe potuto fare anche il mini slam, perché a pensarci ha vinto Roland Garros a Wimbledon US Open e poi avrebbe vinto a Torino quell'anno dopo. 2009, ragazzi, è stata la chance della chance. A pensarci adesso non è stato l'anno migliore, però è stata la chance più grande di Federer di fare il grande slam, perché all'Australian Open ha perso in finale con Nadal e lo US Open ha perso in finale con Delpo. Roland Garros l'ha vinto, Wimbledon l'ha vinto. Però vabbè, non siamo qua per parlare di Roger, ne abbiamo parlato l'altro ieri, l'1 settembre, no, 2 abbiamo parlato di Rafa, l'1 abbiamo parlato di Roger. Allora, ha vinto questo US Open, poi ha giocato anche altre edizioni dello US Open, spiccano come risultati la semifinale del 2017, semifinale del 2017 che ha perso contro Rafael Nadal in 4 set. Vinse il primo, poi Nadal però prese il sopravvento. E spicca anche la finale del 2018 che è arrivata battendo in semifinale Rafael Nadal. Infatti l'ho battuto per 7-6-6-2 ritiro, 7-6-6-2-2-0 ritiro, insomma. Nadal si è ritirato a causa problemi fisici, però il primo set è stato alla pari. Insomma, Nadal comunque si veniva da una battaglia, da una partita massacrante contro Dominic Thiem in quarti di finale che sicuramente ha influenzato sulle energie che aveva Nadal per quella semifinale, e di conseguenza le energie sono calate, non ce l'ha più avute, è arrivato il problema fisico. Del Potro ha giocato un tennis spettacolare, perché probabilmente avrebbe anche vinto se Nadal fosse stato sano, e a quel punto la partita è finita 3-7-0 per Juan Martín del Potro, perché se combiniamo tutti i fattori riesce che Del Potro vince, e nettamente sì, 3-7-0. Si è ritirato, quindi non è proprio 3-7-0, però insomma avete capito. Perché ho scelto di parlare di Delpo, ragazzi? Perché secondo me il gigante argentino, un uomo di 1,98 m, per gli inglesi 1,98 m credo sia 6-6, perché 6-5 è 1,95 m, 1,98 e 6 piedi e 6 pollici, una marea. Io sono 1,70 m, sono basso, 1,69 m sono, anzi. Non sono alto e non ho speranze di crescere, è un altro discorso, ma non è un problema. Non me ne frega niente, onestamente. Cioè, preferirei essere alto 1,90, 1,85. Non lo rifiuterei se potessi fare il cambio. Però, amen.
Non stiamo qua a parlare di altezze, però The Potter è veramente alto, quasi 2,98 m, perché sei a 6,66 m. Cioè, non è mica poco, eh. Non è mica poco, senz'altro. Allora, stavo dicendo, perché voglio parlare di Del Potro? Voglio parlare di Del Potro innanzitutto perché è una leggenda dello sport, credo di aver fatto un episodio di tennis storico che ha parlato di Del Potro, credo. Ed è un giocatore sicuramente che ha dato tantissimo allo sport, ma che è stato molto sfortunato. Lui ha dato tantissimo allo sport, di Del Potro ci ricordiamo secondo me in particolar modo il dritto. Il dritto di Del Potro è uno dei colpi migliori del circuito di sempre, perché quel dritto era un autentico martello. Sapete che il dritto di Berrettini viene chiamato martello? Quello di Del Potro è il martello di Thor. D'altronde viene chiamato anche Thor Forehand. Cioè, il dritto di Del Potro è uno dei dritti migliori che ho mai visto. Non è il mio preferito, non so se sia il migliore, francamente. Il mio preferito è quello di Nadal. Ma magari ci faremo un video, ci farò un video analisi qual è il dritto migliore, perché una cosa è l'altra. Anzi, me lo segno adesso come un'idea, se così non me la dimentico. Ok, stavo dicendo, il dritto di Del Potro è uno dei migliori dritti di sempre, un dritto fenomenale. E questo io consiglio di vincere tutti i titoli, ma secondo me la cosa migliore di Del Potro è il fatto che è sempre stato un gigante buono, è sempre stato un giocatore sportivo, è sempre stato un giocatore che ha dato una mano. E purtroppo, ragazzi, è stato sfortunatissimo Del Potro. Ne abbiamo parlato anche nell'episodio di Tennis Story riguardante Delpo. Ha avuto una sfortuna immensa. Sempre infortunato, ed è sempre tornato. Nel 2016 credo che abbia fatto la finale Olimpiadi Dan Seed, nel 2018 è arrivato numero 3 al mondo addirittura dopo il suo rientro. Insomma, Del Potro è stato un giocatore molto 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 sfortunato. De Luce ricordiamo sicuramente, oltre alla vittoria all'Open degli Stati Uniti, alla finale e alle semifinali, la semifinale a Wimbledon, la semifinale a Parigi che ha fatto. Del Potro ha fatto tantissimo per questo sport, secondo me va solo ringraziato. È un giocatore che io onestamente apprezzo e apprezzavo tantissimo. Ci manca a tutti, purtroppo se, io spero per lui che non torni allo US Open perché non vorrei vederlo fare una figura meschina. Cioè, nel senso, se Del Potro dovesse tornare per questo US Open, se gli danno la wild card ma per perdere 6-1, 6-0, 6-1. Preferisco che non giochi e che non prenda questi parziali. Casomai puoi giocare un doppio, massimo doppio ci starebbe, però singolare non credo che abbia molto senso. Ragazzi, per il video di oggi è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Mi raccomando, come detto all'inizio video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Cerchiamo di arrivare alle 300 entro la fine dell'anno. Non dimenticatevi di attivare la campanellina, e così facendo riceverete una notifica per ogni video pubblicato sul canale. Non dimenticatevi di lasciare like, condividere il video a più persone possibili e commentare. Noi ragazzi ci vediamo domani con un nuovo video. Grazie di tutto. Ciao!